Nella sala convegni del Collegio Borellino. Oggi parleremo della certificazione energetica e tutte quelle, diciamo, quelle problematiche intorno agli incentivi fiscali, alle nuove opportunità di business che questa materia comporta. Ringrazio anticipatamente i relatori che man mano poi vi presenterò. Iniziamo subito con i saluti del Presidente Antonio Santosossi. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ci siamo già visti e salutati quasi con tutti quanti. Saluto con piacere gli illustri relatori che oggi sono presenti qui, il dottor Di Vito, l'avvocato Tremonti e il dottor Di Furno, l'ingegnere Annunzi, che però è amico di sempre del collegio, per cui il saluto è come dire, più... meno diritto degli altri, perché è un abitué del nostro collegio e lui ci tratterrà su la parte più tecnica di quello che è l'attestato di prestazione energetica, che come sapete è entrato in vigore con il DPR del Presidente della Repubblica numero 65 dell'aprile 2013, che appunto ha cambiato questa Italia, come ben sappiamo, piace molto cambiare il nome alle tasse, a tutti quegli adempimenti, per cercare di far sembrare che sia poi tutto più semplice, probabilmente invece si torna invece sono contenuti le stesse cose praticamente che erano contenuti nell'attestato nel vecchio ACE, e anche la modalità di calcolo in attesa dei famosi decreti attuativi che dovrebbero poi intervenire. E c'è stata anche in questo punto di vista, c'è stata un po' di confusione che si è innescata, ovviamente, come sempre. Perché dice adesso non lo possiamo più fare, c'è bisogno di un corso specifico di 64 ore, tutto vero il fatto del 64 ore, perché è descritto nel DPR questa fase, giusto? Dopo la spiega. È descritta bene questa fase, però nelle linee guida dice pure che nelle regioni dove non c'è una specifica legge regionale che regola questa materia della certificazione energetica, possiamo certificare secondo le proprie competenze tutti i tecnici professionisti iscritti all'albo che hanno superato un esame di abilitazione alla libera professione. Altre figure invece che non hanno questo tipo di caratteristiche hanno bisogno per forza di quel famoso corso delle 64 ore con l'esame da superare finale per poter essere certificato. Ora è chiaro che rispetto ragazzi, se mi fa avanti, c'è ancora qualche posto, mi dispiace stare in piedi e si può creare anche un po' di confusione. Qui ci sono almeno una decina di posti qua, un altro posto qua. Con un poco di sacrificio ci rendiamo conto che la materia è molto, molto importante, ci sono state parecchie adesioni. Per cui senza timore, tanto non c'è niente di strano, è solo per voi per farvi stare un attimino più pronti in modo da seguire con un po' di attenzione in più il seminario. Dicevo, quanto riguarda il corso, quindi lo devono sostenere chi non ha queste caratteristiche. Però è chiaro che quando parliamo di una materia così importante, così che fa effetti particolari degli atti, e poi lo vedremo, gli atti di cambiamento, di trasferimento, è normale che bisogna avere un attimo di attenzione e conoscere bene la materia. Ci dobbiamo quindi, è vero, come vi ho detto, che al momento noi iscritti al
il Collegio dei Geometri per le nostre rispettive competenze, per gli edifici e per gli impianti ad esso connesso, siamo abilitati a fare questo tipo di certificazione. Però dobbiamo sapere che cosa esce da quel bel attestato a coloro che stampiamo, no? Dice, bello, fatto bene, eh? Però là dentro ci vanno messe delle cose. C'è qualcuno che dice, vabbè, ma il software, c'è il software, mi fa tutto lui, cioè, e poi invece quel certificato è legato all'atto. Se quel certificato non è fatto bene, non corrisponde a quello che realmente è, si potrebbe avere la pena della nullità dell'atto, poi insomma, potrebbero essere delle ripercussioni molto molto importanti nei nostri confronti. Per cui è bene, oggi è un primo step che noi facciamo per cercare di far conoscere l'ingegnere Annunzio, ci illustrerà poi in seguito come fare per farlo bene, però io credo che sia opportuno che faremo, che dobbiamo organizzare un corso specifico per questo. E il corso specifico per questo, quello che hanno ingegneri Annunzi, io insieme a qualche collega siamo stati a Roma qualche settimana fa e siamo stati al Ministero dello Sviluppo Economico, che è il ministero che dovrebbe autorizzare il corso famoso del 64 ore, che qualche collega mio presidente aveva voglia di interfacciarsi con il ministero per sapere effettivamente quali erano i passi da fare per poter organizzare un corso nel migliore della, quel modo possibile. Io mi sono trovato a Roma per una riunione di presidente, l'assemblea di presidente è stata il 16, il giorno prima, era arrivato il giorno prima, e sono andato con un paio di presidenti della Toscana, e poi loro hanno già una legge regionale che funziona da certamente, quindi per cui hanno una preparazione un po' diversa rispetto a noi, e quindi volevano andare al ministero. Siamo andati e lì ci hanno, devo dire, con molta mia sorpresa, ci hanno ricevuti, abbiamo parlato con un paio di responsabili, i quali appunto ci hanno suggerito, nel caso in cui organizzare questi corsi, organizzare il corso specifico, ribadendo tutto quello che ho detto prima, di fare alcuni passaggi e sono scritti qui dentro, poi li vedremo per poter poi essere in regola domani per eventuali decreti attuativi che potrebbero uscire, dovremmo stare già in regola con questo. Fatto importante, novità di questo, che quest'anno il Consiglio del Notariato, ha anch'esso sviluppato un po' la materia e lo ha fatto facendo ha pubblicato una piccola linea guida, un parere su questo, e che cosa ha detto? Che effettivamente oggi anche gli atti, non a titolo prima a titolo caduto, la donazione non è obbligatoria allegare la certificazione. Oggi lo è anche per questo, oggi lo è anche per chi registra un contratto di fitto, oggi lo è anche per chi vuole fare un avviso di vendita dell'immobile. Quindi effettivamente è nata questa novità. Per noi, da un certo punto di vista, possiamo dire che è un fatto positivo. Perché? Perché ci offre quelle piccole opportunità di lavoro in un momento come questo di crisi, molto molto importante, un piccolo sfogo. E qui però abbiamo grande responsabilità quando facciamo un certificato, per cui la raccomandazione è quella di non svilire poi la nostra attività, quella di stare attenti a chiedere il giusto, non dobbiamo chiedere somme esorbitanti, ma nemmeno dobbiamo spenderci, come ho visto qualcuno. E per fortuna, devo dire, in questa provincia non sono colleghi nostri, sono iscritti altri ordini e collegi che su internet mettono annunci a poco gratuito, bravo, sì, forse qualcosa in meno pure, senza sopralluogo, facendosi mandare solo le caratteristiche, neanche la piantina, totalmente, ma si fanno mandare solo qualche caratteristica, i dati del proprietario e vanno. Per cui
qui l'attenzione deve essere molto attenta, perché qui allegare un certificato e poi chi compra si accorge che non è quello descritto da lì, c'è qualche problemino abbastanza serio, per cui vi prego di essere molto attenti. Ecco perché oggi dobbiamo capire qualche cosa, farla nostra, affinché leggiamo dei attestati che siano realmente, siano reali, siano reali. Se esce classe F, se esce classe C, va bene. Attenzione a certificare le classi più importanti. Che lì potrebbe sorgere il problema. Quindi voglio dire, siamo attenti, verifichiamo bene, verifichiamo se ci stanno alcuni parametri, poi l'ingegnere lo dirà meglio. Quindi per cui vi chiedo questo tipo di attenzione. Il notariato ha detto quello che sta scritto in quel parere, che il fascicolo degli impianti non è obbligatorio allegarlo, però ne dobbiamo rendercene conto. Se c'è un fascicolo degli impianti presenti nell'edificio, dobbiamo rendercene conto, prenderlo a base della nostra certificazione. Non c'è l'obbligo di allegarlo assieme alla certificazione. Questo è il parere del Consiglio del Notariato, Consiglio Nazionale del Notariato. Per cui io mi fermerei qui, poi al limite possiamo fare a conclusione del seminario, degli approfondimenti, se voi volete, anche un dibattito per chiedere qualche cosa, che senza rubare ulteriore tempo faccio ancora una preghiera, c'è ancora qualche posto, lì ci sono 3-4 posti, ce ne sono ancora qualcuno. Se vi fate avanti, perché onestamente stare lì dietro, insomma, non è. Se non ci fossero le cose, vabbè, però ci sono, per cui vi pregherei, tanto siamo nella nostra casa, nessuno vi può chiedere niente se vi siete dato posto. La quota è sempre quella. Ok, grazie ai relatori di nuovo, grazie al segretario della Vecchia, insieme al consigliere Prete, che si stanno veramente impegnando tantissimo affinché ogni mese, giustamente stiamo facendo ogni mese un seminario, al di là dei nostri corsi che abbiamo sulla piattaforma Lending, ogni mese stiamo facendo un seminario e credo che nel mese di novembre faremo intorno al 20, credo, giusto? Un altro seminario importante sul contenzioso tributario e un altro ancora a dicembre, poi al limite forse Enzo me ne darà anche due di più. Ringrazio loro due, ma ringrazio tutto il consiglio direttivo che sta lavorando veramente molto in questa materia. E devo dire che qualche soddisfazione me la sto prendendo pure io, che quando vado fuori da le mura di spine ci considerano uno come dei migliori colleghi, perché proprio da questo punto di vista, perché cerchiamo di lavorare e lavorare tantissimo sperando di fare qualche cosa per la nostra categoria. Grazie. Grazie Presidente, e prima di passare al prossimo relatore voglio ricordarvi che appunto il 22 novembre noi faremo il seminario di studi sull'accertamento del contenzioso tributario, che è un'altra materia molto interessante, e quindi credo che anche in quella data saremo numerosi come oggi. Passo la parola all'avvocato Giuseppe Trimonti, giudice tributario, che entreremo nell'aspetto fiscale, diciamo, della materia. Innanzitutto voglio ringraziare il Collegio dei Geometri e tutti i suoi organi per l'invito rivoltomi e ringraziare anticipatamente anche voi tutti dell'attenzione che potrete prestare a quello che io posso dire, anche se poi è una materia, quella fiscale, ingarbugliata anche per noi operatori, immagino per chi opera solo saltuariamente su questa materia. Parlare oggi di ricadute fiscali in materie urbanistiche ovviamente richiede che ci sia quantomeno un accenno sulle novità urbanistiche introdotte dal decreto legge 69
del 2013, che in un certo qual modo ha modificato in piccola parte alcune norme che erano contenute nel DPR 380 del 2001, il cosiddetto testo unico in materia urbanistica e dell'edilizia. Dicevo, l'articolo, il decreto legge 69 sostanzialmente è stato rivolto alla questione urbanistica e alla questione edilizia, perché il governo ha ritenuto che questo settore fosse fondamentale, forse trainante per un eventuale sviluppo economico, anzi il governo ci crede molto in questa cosa. E questo decreto ha voluto modificare in parte alcune norme che erano contenute nel testo unico. Ovviamente parlare di tutto in questo momento da parte mia significa assumere un impegno gravoso e molto oneroso, per cui limito la disamina soltanto all'articolo 30, che poi è quell'articolo che ha portato grosse novità nell'ambito delle ristrutturazioni nel campo edilizio. Ovviamente l'articolo 30 di questo decreto legge sostanzialmente riguarda la ristrutturazione dell'edilizia. Sapete che con il vecchio articolo 3 del lettera D del testo unico sostanzialmente si faceva riferimento alla ristrutturazione senza modifica di sagoma, nel senso che si doveva mantenere la stessa sagoma, si potevano effettuare tutte le ristrutturazioni che si volevano per rimanere nell'ambito di alcune agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda invece l'articolo 30, sostanzialmente ha modificato questa dizione e ha allargato il concetto soprattutto alla questione della sagoma, cioè nel senso che oggi si può intervenire su una struttura preesistente, modificare la sagoma e mantenere chiaramente la stessa volumetria. In questo caso si avrebbe diritto a delle agevolazioni. Ovviamente questa modifica del concetto della sagoma che non è più richiesta, ovviamente comporta grosse ripercussioni in materia di ricostruzione. Per cui oggi si può procedere a un abbattimento ed una ricostruzione anche non fedele, cioè anche non mantenendo la stessa sagoma. Questo forse lo diranno successivamente, perché si tratta di una questione più tecnica, gli altri relatori che relazioneranno appunto su questa materia. Era necessario dirlo perché sostanzialmente su questo poi ci sono le ricadute fiscali. Comunque, l'altra innovazione introdotta dall'articolo 30 è in materia di varianti in corso d'opera. Sapete bene che voi siete tecnici, che quando si iniziava una costruzione, anche in fase di modifica, in un certo senso sostanziale, è necessaria la concessione edilizia. Nel corso dei lavori, quando si doveva intervenire con una variante in corso d'opera, anche in questo caso si doveva preventivamente presentare questa variante per poter ottenere poi la continuazione dei lavori. Con l'articolo 30 ovviamente ha portato delle modifiche anche all'articolo 10 del citato DPR. E per quanto riguarda le varianti, proprio perché è stata eliminata quel fatto dell'obbligo del mantenimento della sagoma, possono essere presentate soltanto delle denunce di inizio di attività, salvo poi ottenere l'approvazione alla fine sul controllo ovviamente degli organi preposti. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che, potendosi intervenire in questo modo, senza il rispetto della sagoma preesistente, addirittura talvolta anche in presenza di alcune leggi regionali che hanno previsto la possibilità dell'ampliamento, ovviamente si può ristrutturare l'edificio apportando anche degli aumenti di volumetria, ovviamente sempre previa concessione edilizia. Le ricadute in termini fiscali quali possono essere? Qui ci soffermiamo un po' di più. Le ricadute fiscali
possono esserci sia in materia di IVA che in materia di IRPEF. Per quanto riguarda l'IVA, è stato introdotto ovviamente con l'eliminazione di questo concetto della sagoma che era obbligatorio, è stato apportato una modifica ai numeri 127, terdecies, quaterdecies e quinquerdecies della tabella A parte terza del DPR 630 del 72. Questo che cosa significa? Significa che per quanto riguardava l'undecies era prevista un'agevolazione edilizia e un'agevolazione fiscale per quanto riguardava l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e quant'altro. Invece questo era escluso dai commi successivi, quando c'era modifica della sagoma. Ovviamente l'eliminazione di questo concetto, di questo requisito, comporta che anche per queste norme successive è prevista l'agevolazione fiscale. In che cosa consiste? Consiste soprattutto, ovviamente, nel fatto dell'aliquota intermedia applicabile a fine dell'IVA, che era mantenuta al 10%, per cui anche in questo caso, in caso di acquisti di beni esclusi le materie prime e semilavorate, si applica l'IVA al 10%. Per quanto riguarda la prestazione dei servizi dipendenti da contratto d'appalto, la stessa cosa. Particolare riguardo invece va fatta per quanto riguarda la cessione di fabbricati poste in essere dallo stesso soggetto che ha realizzato la struttura. Su questo fatto della realizzazione della struttura vorrei richiamare un poco la vostra attenzione sulla definizione data all'Agenzia delle Entrate rispetto agli operatori che intervengono per la ristrutturazione del fabbricato. Sono indicati dall'Agenzia dell'Entrata come impresa costruttrice o come quella di impresa di costruzione. Fa una differenza riferendosi essenzialmente al soggetto che effettivamente interviene per apportare queste modifiche e al soggetto che presta l'attività lavorativa, si pensi a un'impresa di costruzione che realizza quell'immobile. Quindi come impresa costruttrice è il soggetto titolare del diritto, diciamo della proprietà o di altri tipi di concessione, che intervengono sulla struttura. Ovviamente anche in questo caso è applicabile l'IVA con l'aliquota ridotta. Per quanto riguarda invece la cessione di fabbricato, in questo caso vorrei soffermarmi un attimo, perché ci sono state delle risoluzioni, delle circolari interessanti dell'Agenzia dell'Entrata, la quale sostiene che per aversi l'agevolazione fiscale in sede di cessione del fabbricato, di parte del fabbricato stesso, e perché possa applicarsi l'IVA con l'aliquota agevolata, è necessario che si tratti di un recupero pesante, e non solo di questo requisito, ma anche di lavori significativi di recupero. Beh, questo fatto del secondo requisito credo che apra la strada a molto contenzioso, nel senso che poi è un concetto molto largo che lascia spazio a interpretazione, perché poi bisogna capire quando si tratta di significativi lavori di recupero e quando no. Per la verità l'Agenzia dell'Entrata ovviamente rispetto a questa cosa non ha ancora proposto degli accertamenti, perché pare che nell'ambito del contenzioso tributario processi aventi ad oggetto questo tipo di questione non sono stati ancora posti. Per quanto riguarda invece la parte che considera l'Agenzia delle Entrate considera la ristrutturazione soprattutto quando questa sia iniziata e quando sia compiutamente avviata. In questo caso eventuali atti intermedi secondo l'Agenzia delle Entrate sono assoggettati alla disciplina del vecchio articolo 10 8 bis e 8 ter, cioè in questo caso non si applicherebbe l'IVA ma sarebbe assoggettata al regime di imposizione fiscale ordinario, cioè tutto quello che è collegato al compimento di un atto di cessione o di trasferimento. Quando invece l'ipotesi dei lavori avviati e non ancora ultimati, allora in questo caso ovviamente
si potrà scontare l'IVA ordinaria in quanto l'immobile è ancora in corso di lavorazione. Se invece l'immobile è stato completato, è avviato ed è completato, allora in questo caso ovviamente si sconterà l'aliquota IVA scontata al 10%. Ora, ovviamente questa introduzione del nuovo concetto di ristrutturazione del fabbricato preesistente comporta anche delle ripercussioni in materia di IRPEF. Non mi soffermo per quanto riguarda la detrazione per il contenimento del consumo energetico, perché credo che relazionerà l'ingegnere su questa materia, o il collega De Vito. E invece per quanto riguarda la detrazione IRPEF, ovviamente in questo caso c'è una detrazione prevista al 50% soltanto in caso di recupero edilizio, cioè resta legato soltanto a quella parte del recupero edilizio dove non c'è ampliamento. Sappiamo che è possibile anche l'ampliamento, però ovviamente per quella parte in cui non è stato ampliato c'è comunque la detrazione. Ovviamente in questo caso si applicheranno tutte le norme che sono previste, per esempio in materia di acquisto di prima casa e quant'altro. Per cui vorrei solo accennare ad una questione presa in considerazione dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 2011, quando è stata chiamata a decidere su una questione della Regione Lombardia. Sapete che la Regione Lombardia già aveva anticipato un poco questa normativa dell'articolo 30, prevedendo che nell'ambito della stessa regione potessi intervenire sul fabbricato preesistente anche con modifica della sagoma. La Corte Costituzionale è intervenuta su questa materia e ha dichiarato l'incostituzionalità della norma rispetto a questa, ritenendo che fosse in contrasto con quella nazionale. Ovviamente l'intervento di questa nuova norma dell'articolo 30 ha eliminato ogni dubbio, per cui anche in questo caso è possibile usufruire, come già abbiamo detto, dell'IVA scontata al 10%. Non vado oltre perché ovviamente potrei invadere il campo dei relatori successivi, che ovviamente saranno più tecnici rispetto alla materia trattata, per cui vi ringrazio per l'ascolto. Grazie a Guadagno Rimonti. Prima di passare al prossimo relatore, voglio salutare i colleghi di altre province che sono in sala. Adesso passo la parola al dottor Di Rito, che è dottore commercialista. Buongiorno a tutti, vi ringrazio innanzitutto per l'invito che mi è stato offerto dal Collegio dei Geometri. Vi ringrazio comunque, ringrazio tutti anche per l'attenzione che mi dimostrerete. Allora, io oggi vi parlo delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, quelle agevolazioni che cioè consentono di avere una detrazione finir per poi finires del 55 del 65% alla luce dei cambiamenti che sono stati attuati con il DPR, con il decreto legge 63/2013. Innanzitutto comunque dobbiamo andare ad individuare quali sono i tipi di agevolazioni che sono concessi dalla legge e quindi le detrazioni che è possibile ottenere. Innanzitutto, trattandosi di agevolazioni per il risparmio energetico, si tratta dunque di agevolazioni che consentono di aumentare l'efficienza energetica degli edifici e efficienza energetica che deve essere poi dimostrata da parte di voi tecnici mediante il rilascio di appositi attestati di certificazione energetica che vanno poi allegati alla pratica in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. E gli interventi agevolabili previsti dalla norma sono quattro. Si tratta di qualificazione energetica degli edifici esistenti, che consiste nell'effettuare degli interventi che possano per l'appunto produrre un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. La detrazione massima spettante in questo caso è di 100.000 euro,
Poi vedremo nello specifico, diciamo, come calcolare questa detrazione e le attenzioni che bisogna porre per verificare se per l'appunto il contribuente che svolge questa agevolazione, che compie questo intervento, poi abbia i requisiti per poter detrarre le somme spese. Poi un secondo tipo di intervento riguarda gli interventi sull'involucro degli edifici, e consiste per esempio nelle coibentazioni, nel cambio, nella sostituzione di infissi e di tutte quelle pareti orizzontali e verticali che coibentano, diciamo, l'abitazione e consentono un miglioramento del risparmio energetico. In questo caso la detrazione massima prevista è di 60.000 euro per ogni unità immobiliare. Poi vi è l'installazione di pannelli solari, che fino a qualche tempo fa era stata lasciata un po' in disparte, nel senso che comunque vi era il conto energia che era più che consentiva comunque un risparmio maggiore rispetto alla detrazione, ma oggi sappiamo tutti che il quinto conto energia è terminato e che quindi adesso attraverso l'installazione di pannelli solari è possibile accedere a questo tipo di detrazione, la cui spesa massima è di 60.000 euro. E infine c'è la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, quindi caldaie, pompe di calore, che consentono massimo una detrazione di 30.000 euro. Non entro nello specifico, diciamo, nelle caratteristiche tecniche di ogni intervento, in quanto comunque il mio vuole essere più un intervento dal punto di vista fiscale. Allora, nel momento in cui noi dobbiamo consigliare ad un cliente se per l'appunto accedere a questo tipo di agevolazione, bisogna sempre andare a verificare i requisiti che sono alla base dell'agevolazione, perché appunto per ogni tipo di detrazione fiscale bisogna verificare sia i requisiti di tipo oggettivo che i requisiti di tipo soggettivo. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, naturalmente il requisito fondamentale è il possesso di un'unità immobiliare o di un intero edificio residenziale già esistente. In particolare mi soffermo su questa dizione già esistente perché è importante, nel senso che questi tipi di agevolazioni, come quello per la ristrutturazione edilizia, sono attivabili soltanto su edifici che non nuovi, non in corso di costruzione. Infatti nel momento in cui si accede a questo tipo di agevolazioni bisogna comunque dimostrare che l'immobile già risultava accatastato o già è stata effettuata una domanda di accatastamento. Anche quando per esempio si fanno degli interventi come il piano casa per aumentare le volumetrie degli immobili e poi si fanno degli interventi come questo, l'agevolazione fiscale spetta soltanto sulla parte dell'immobile già esistente, e quindi nel caso di interventi di energetici comunque l'agevolazione fiscale dovrà essere calcolata soltanto in percentuale alla cubatura già esistente, mentre per la restante parte non sarà possibile accedere a questo tipo di agevolazione. E poi per avere un altro requisito oggettivo naturalmente è l'effettuazione degli interventi che prima abbiamo visto e che devono essere certificati da appositi attestati rilasciati da voi tecnici. E mi soffermo poi sui requisiti soggettivi, che hanno un ventaglio più ampio di casistiche e quindi meritano una maggiore attenzione. Innanzitutto, a differenza della ristrutturazione edilizia, che è prevista soltanto per le persone fisiche non titolari di partita IVA e quindi non esercenti attività professionale o di impresa, in questo caso invece il risparmio energetico è consentito invece a una platea più ampia di contribuenti. Quindi nello specifico si tratta di persone fisiche, comprese anche coloro che esercitano altre professioni, imprenditori individuali e tutti i tipi di società di persone, di capitali, enti pubblici, associazioni che avendo la proprietà o il possesso di un immobile su cui svolgere questo tipo di agevolazione possono accedere alla norma. E in particolare vi faccio presente che a seconda del tipo di contribuente
Comunque anche il calcolo per definire i requisiti di accesso all'agevolazione è diverso, nel senso che per le persone fisiche e per i professionisti che svolgono, diciamo, vanno cioè a applicare un principio di cassa, bisogna vedere il momento dell'effettivo pagamento per verificare il momento in cui poi si potrà accedere alla detrazione. Quindi ad esempio per una persona fisica privata bisognerà andare a vedere il pagamento che è stato effettuato ad esempio a dicembre 2013 o gennaio 2014 per poter accedere all'agevolazione. La cosa non è così invece per gli imprenditori individuali e per le società, che avendo invece una contabilità di competenza vanno a accedere all'agevolazione nel momento in cui si ha il completamento dei lavori e quindi per competenza si attribuiranno delle relative fatture all'anno di imposta corrispondente. Poi una maggiore attenzione va effettuata nei confronti delle imprese costruttrici di ristrutturazione edilizia, cioè di tutte quelle imprese che possono possedere sì degli immobili ma non li utilizzano ad esempio per la costruzione e la successiva rivendita, in questo caso si parla di immobili merce, oppure per tutte quelle società che svolgono attività di locazione. In questo caso, visto che queste imprese o costruiscono immobili nuovi o comunque li ristrutturano per la successiva rivendita o li possiedono soltanto per essere locati a terzi, in questo caso non vi è il requisito, diciamo, del possesso effettivo dell'immobile e quindi l'agevolazione non è ammessa per questi tipi di imprese. Per quanto riguarda invece le persone fisiche in particolare, bisogna vedere quali sono i requisiti giuridici per l'applicazione dell'agevolazione sul risparmio energetico. Prima di tutto possono accedere all'incentivo i titolari di un diritto reale sull'immobile, quindi ad esempio coloro che hanno la proprietà o l'usufrutto dell'immobile. Ma non è solo questo il caso e ce ne sono molti altri a cui bisogna fare attenzione proprio per consentire a tutti coloro che hanno i requisiti di poter accedere all'agevolazione. Naturalmente ci sono i condomini che possono svolgere questi tipi di lavori sulle parti comuni e quindi in questo caso l'agevolazione spetterà pro quota in base ai millesimi di proprietà a tutti i condomini. Però ci sono anche altri casi che molto spesso non vengono considerati. Quando ad esempio c'è un contratto di locazione, anche lo stesso inquilino che ha il possesso materiale dell'immobile può accedere all'agevolazione e naturalmente comprovando di aver sostenuto la spesa ottenere i benefici fiscali. Così pure per i soggetti a cui è stato dato in comodato gratuito un immobile. Importante sia per le locazioni che per i comodati che il contratto di fitto di comodato sia stato registrato in un periodo antecedente rispetto al momento in cui si ha l'inizio dei lavori. E poi una questione importante è anche quella relativa ai familiari conviventi. Molto spesso nel momento in cui si applica questo tipo di agevolazione si fa un errore che poi può portare al non riconoscimento dell'agevolazione da parte degli uffici fiscali. Cioè questo tipo di agevolazione non è un'agevolazione concessa per i soggetti fiscalmente a carico. Ad esempio se il marito svolge questo tipo di agevolazione per un immobile della moglie e la moglie è un soggetto fiscalmente a carico, in automatico non si ha il diritto all'accesso all'agevolazione, perché esistono determinati tipi di agevolazioni fiscali che sono concessi soltanto a coloro che attuano l'agevolazione e non invece ai familiari che di fatto mantengono il contribuente in quanto fiscalmente a carico. Pertanto la norma però consente invece l'agevolazione ai familiari conviventi. Cioè bisogna verificare se un familiare è effettivamente convivente verificando sullo stato di famiglia e in questo caso anche se l'immobile è intestato ad altro soggetto sarà possibile intestare completamente la pratica al familiare convivente che chiederà l'agevolazione per gli interventi effettuati sull'immobile di un suo convivente e in questo caso
vi sarà quindi la possibilità di accesso all'agevolazione. Quindi è importante fare questa verifica, perché qualora ad esempio la pratica fosse intestata al soggetto fiscalmente a carico, si perderebbero tutte le agevolazioni. Viceversa, intestando la pratica al familiare convivente che è titolare di un reddito, si potrà accedere all'agevolazione. Poi bisogna fare attenzione anche ai casi in cui si ha la variazione della titolarità dell'immobile negli anni in cui si ha diritto all'agevolazione. Fino a qualche anno fa l'Agenzia delle Entrate affermava che in caso di compravendita o donazione, in automatico l'agevolazione andava a trasferirsi sul soggetto acquirente che entrava nella proprietà dell'immobile. Invece, in un'apposita risoluzione del 2011, l'Agenzia delle Entrate ha aperto, diciamo, uno spiraglio a questo tipo di interpretazione, in quanto è stato stabilito che in automatico l'agevolazione passa all'acquirente o al donatario, però se all'interno dell'atto di compravendita o di donazione viene specificato che l'agevolazione deve rimanere in capo al soggetto che inizialmente ha sostenuto la spesa, in questo caso il soggetto venditore o donante potrà continuare a mantenere l'agevolazione. Nel caso invece di successione mortis causa, l'agevolazione non passa pro quota a tutti gli eredi, ma passa invece al soggetto che entra materialmente nella disponibilità dell'immobile. Quindi se ad esempio vi è stato un testamento e il decuius ha lasciato ad esempio un immobile diverso da ogni figlio, allora l'agevolazione spetterà soltanto all'erede che è divenuto proprietario dell'immobile e non invece a tutti gli eredi pro quota. Infine, un caso particolare è quello in cui l'agevolazione è stata sostenuta da parte del locatario o del comodatario e si ha la risoluzione del contratto di locazione di comodato. In questo caso l'agevolazione rimane in capo al locatario o al donatario, proprio perché comunque in questo caso questo è il soggetto debole e quindi potrebbe essere ad esempio che la risoluzione è avvenuta da parte del proprietario dell'immobile, e quindi è comunque la legge consente comunque che l'agevolazione rimanga in capo al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. Andando avanti poi con la presentazione, bisogna porsi la domanda se questa agevolazione sia cumulabile con altri tipi di agevolazione. E in realtà non è mai possibile un cumulo con altre agevolazioni, ad esempio con la ristrutturazione, con il conto di energia fino a quando è stato possibile accedervi, con altre regioni altri tipi di agevolazioni da parte di enti locali. Cioè il contribuente deve sempre andare a verificare qual è l'agevolazione più conveniente e può scegliere di accedere solo ad una di queste tipi di agevolazioni, ma queste non sono mai cumulabili tra di loro. Poi, per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile sulle fatture da intestare al contribuente che accede all'agevolazione, in generale l'aliquota IVA applicabile è quella del 10%, perché comunque si tratta di interventi di riqualificazione di immobili ad uso residenziale, e quindi il DPR 633 del 72, che è il decreto sull'IVA, stabilisce che in caso di interventi di risanamento di edifici ad uso residenziale comunque sia sempre applicabile l'aliquota IVA al 10%. Un caso particolare però si ha nel caso in cui l'appaltatore fornisce beni significativi, che sono dei beni specificamente individuati da parte del decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 99. Cioè un bene si dice significativo nel momento in cui, già nel momento della fornitura è possibile una sua specifica individuazione, ad esempio nel caso delle caldaie, degli infissi che vengono già forniti non nelle loro parti componenti ma già, diciamo, in una forma che è specificamente individuabile, finita. In questo caso allora l'IVA è applicabile al 10% soltanto sul valore della prestazione, e per individuare il valore della prestazione si deve guardare al costo della manodopera, che deve essere specificato in fattura, in quanto l'IVA al 10% va applicata sul doppio del costo della manodopera, mentre per la differenza è obbligatorio applicare l'aliquota IVA ordinaria, che oggi come sappiamo è arrivata al 22%. E per quanto riguarda poi il calcolo della detrazione, come tutti sappiamo
questo tipo di agevolazione consente di giungere ad un'agevolazione del 55% nei pagamenti effettuati, per i pagamenti effettuati fino al 5 giugno 2013. Invece nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legge 63 del 2013 si è passati invece ad un'agevolazione del 65%. Ad oggi questo tipo di agevolazione è valida, sarà valida fino al 31 dicembre 2013, mentre per i condomini fino al 30 giugno 2014. Però con la legge di stabilità c'è stata una certa apertura, però comunque come sappiamo la legge non è ancora diventata legge, quindi per il momento quindi valgono ancora questi limiti. Poi abbiamo visto che nella prima slide che ci sono dei limiti massimi stabiliti per questi tipi di agevolazioni, che abbiamo visto che erano di 100.000, di 60.000 e di 30.000 a seconda dei casi. Però nel momento in cui si consiglia questo tipo di agevolazione a un proprio cliente non bisogna andare a verificare soltanto se il costo massimo della detrazione, della spesa rientra in questi importi, ma è importante andare a verificare anche se effettivamente il contribuente ha i requisiti per poter detrarsi l'importo. Cioè ogni contribuente può attraverso il 730 o l'unico può andare a credito al massimo delle ritenute subite nel corso del periodo di imposta. Quindi, ad esempio, considerando un lavoratore dipendente che ha subito il 4.000 euro di ritenute, consigliando ad esempio un intervento di 100.000 euro, allora in questo caso potrà detrarsi 65.000 euro in 10 anni, che sono 6.500 euro. E quindi bisogna mettere in evidenza che ogni anno 2.500 euro di detrazione andranno persi, perché comunque al massimo potrà andare a credito di quei 4.000 euro. E quindi bisogna fare molto attenzione a questo aspetto per evitare comunque che il contribuente poi perda una parte dei benefici ottenibili. Poi, come sappiamo, dal 2011 la norma prevede che la detrazione si dovrebbe essere spalmata in un periodo di 10 anni, mentre nel 2008 vi era una detrazione spalmabile in 3 anni e poi nel 2009 e 2010 era passata ai 5 anni. Attualmente, comunque, come per la ristrutturazione edilizia, la ripartizione della spesa deve sempre avvenire in 10 anni. Poi deve essere preparato un apposito fascicolo anche per eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se non mi sbaglio, non sufficiente. Per i superiori che ha più di 70 anni, se non mi sbaglio. È previsto nel caso delle ristrutturazioni edilizie, però nel caso del risparmio energetico non c'è questa, è sempre 10 anni. Per quanto riguarda le certificazioni che necessarie da costituire, diciamo, per accedere all'agevolazione, a seconda del tipo di agevolazione richiesta attuata sarà necessario l'asseverazione di un tecnico abilitato, ad esempio nel caso degli infissi oppure nel caso della sostituzione di impianto di climatizzazione invernale, anche se la norma consente eventualmente anche un'autocertificazione da parte dei produttori o del direttore dei lavori. Invece l'attestato di certificazione energetica è necessario per interventi più incisivi, come ad esempio nel caso della riqualificazione degli edifici esistenti. Non entro nelle caratteristiche tecniche, diciamo, di questi tipi di documenti, perché poi ci sarà un apposito intervento per questi interventi tecnici. Poi l'importante è senza dubbio la compilazione di una scheda informativa che deve essere inviata tramite il sito dell'Enea entro 90 giorni dal collaudo dei lavori. Importante per l'appunto è verificare qual è la data del collaudo, perché molto spesso si fa coincidere, diciamo, con la data in cui viene l'ultimo pagamento. In realtà il collaudo dovrebbe essere certificato da parte del direttore dei lavori, il quale verifica che, diciamo, i lavori sono stati compiuti a regola d'arte e quindi dichiara che è avvenuto il collaudo dei lavori. E
in particolare poi non c'è bisogno di effettuare comunicazioni preventive, come invece era necessario per le ristrutturazioni edilizie fino al 2012, obbligo che poi è stato abolito. E poi un altro obbligo abolito è quello dell'indicazione del costo della manodopera all'interno delle fatture, obbligo che vi era fino al 2011, ma che poi è stato sempre abolito da parte della norma. E l'unico caso comunque in cui è obbligatorio il costo della manodopera è quando si tratta di beni significativi, proprio perché è necessario per effettuare il controllo sull'aliquota IVA del 10% da applicare, perché altrimenti non sarebbe possibile poi individuare la proporzionalità tra IVA 10% e IVA 22%. E poi infine ci sono altri obblighi specifici da adempiere oltre all'invio telematico all'Enea in particolari casi. Il caso più importante sia nel momento in cui i lavori per il risparmio energetico non sono iniziati e completati nello stesso periodo d'imposta. Ad esempio anche quando i lavori iniziano per esempio a dicembre e terminano poi nel mese successivo. In questo caso, per poter accedere all'agevolazione, è necessario, oltre a inviare all'Enea la documentazione al momento del collaudo, anche inviare un'ulteriore dichiarazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla chiusura del primo periodo d'imposta. Questa comunicazione, quindi da inviare entro il 31 marzo dell'anno successivo, deve indicare i dati del contribuente, i dati catastali dell'immobile e l'importo dei lavori che è stato effettuato nel primo periodo d'imposta. Perché nel momento in cui si andrà a compilare il modello unico, il modello 730 del primo periodo d'imposta, non essendo ancora stato effettuato l'invio telematico all'Enea, in quanto avverrà nell'esercizio successivo, allora è necessario invece dare comunque comunicazione dell'effettuazione di questi interventi, proprio per consentire l'accesso all'agevolazione. Devo però precisare che l'Agenzia delle Entrate ha anche specificato che il mancato invio di questo tipo di comunicazione non comporta la perdita dell'agevolazione, però può comportare, in caso di controllo degli oneri, l'applicazione di sanzioni che vanno da un minimo di 258 euro a un massimo di 2058 euro, quindi da evitare. Poi per accedere all'agevolazione è necessario effettuare dei pagamenti a mezzo bonifico bancario, che però, attenzione, non è un bonifico ordinario, ma è un bonifico specifico per risparmio energetico. Solitamente nelle banche bisogna specificare, ai sensi della legge 296 del 2006. Questo tipo di bonifico ha dei campi particolari che non sono previsti nel caso di bonifico ordinario e che devono indicare il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA dell'impresa che effettua i lavori e poi il numero e la data della fattura che si sta andando a pagare. E nel momento in cui poi viene effettuato questo bonifico bancario, in automatico la banca ricevente il bonifico applica all'impresa che ha effettuato i lavori una ritenuta d'acconto che inizialmente era del 10% ed oggi è stata diminuita al 4%. E questa ritenuta viene applicata perché in passato, anche se molto spesso i contribuenti accedevano a questi tipi di agevolazioni, le imprese poi non dichiaravano comunque le fatture anche se erano state emesse, e quindi in questo modo l'Agenzia delle Entrate, tramite la compilazione dei 770 da parte della banca, poi può effettuare dei controlli e verificare se ci sono stati questi, se sono stati dichiarati effettivamente questi introiti da parte delle imprese. Poi è bene comunque anche compilare, fare un fascicolo in cui conservare la documentazione. La documentazione richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di controlli fiscali di solito è la fattura, il bonifico, l'invio telematico di tutti i dati all'Enea, eventualmente se c'è l'asseverazione del tecnico per l'attestato di certificazione energetica qualora sia richiesto. Vi ringrazio per la... Una società che ha in possesso dei beni, dei beni del sottolato, degli immobili, sì, vuole aprire un'attività, una società, un SPR, sì, vuole aprire un'attività in questi beni. Può
può accedere all'agevolazione perché si tratta di immobili strumentali che vengono usati per l'attività e non invece di immobili merce oppure immobili dati in locazione a terra. Sì. Se sono strumentali, sì, può accedere. Deve avere un'attività in questi modi. Sì, certo. Dopo la società è titolare proprio della... Sì, sì, è proprietà del sì, e comunque potrà accendervi perché un immobile strumentale è utilizzato per l'attività. Grazie. Va bene, grazie al dottor Benito. Adesso passiamo alla parte tecnica e vediamo un po' questo APE, che cos'è questo APE e chi di meglio di ingegneri di analisi e analista. Adesso vi sistemo subito. Mentre si avvia il PC, io approfitto della presenza autorevole del giudice perché prima il Presidente ha menzionato il problema degli APE a 50 euro? 30 euro? Bene, allora io voglio fare una domanda, ma più che una domanda voglio fare una constatazione molto semplice. Proprio di un paio di giorni fa mi sono trovato, diciamo, a partecipare come ascoltatore in una conversazione poco interessante per la categoria. La domanda che vi faccio è questa: un accatastamento che valore medio ha? 1500. Adesso è accatastamento, non ricordo esattamente qual era il problema. Beh, insomma, c'era un vostro collega, accertamento anno 2008, che si è ritrovato una notifica di una sanzione da pagare, compreso gli interessi di mora. Adesso non ve ne vogliate se non sono proprio, perché io normalmente non mi occupo di pagare, mi occupo di guadagnare, quindi le bollette le paga mia moglie. Beh, si è ritrovato con 25.000 euro da pagare, perché gli avevano notificato un problema riguardo un numero di accatastamenti d'OFA. Adesso è un dettaglio che, anziché essere fatturati a 800 euro, erano stati fatturati, attenzione, a 500 euro. Questo è il problema. Ovviamente adesso è un rapporto con l'Agenzia delle Entrate, una presunzione di mancato guadagno, chiamiamolo come vogliamo, però tecnicamente qui si trova di fronte il collega geometra non a un problema di evasione fiscale dove lui non aveva fatturato questi 40-50 procedure. Si è ritrovato con la contestazione che la fattura che aveva prodotto per quelle competenze non era conforme a quello che lo studio di settore ha sviluppato dall'Agenzia delle Entrate. Bene, la domanda è adesso: chi avrà ragione da questo, diciamo, da questo tipo di competizione? Beh, anzitutto il geometra deve andarci con l'avvocato, dovrà sviluppare un iter che è quello di costituirsi, cioè sviluppare delle procedure. Siamo di fronte a una situazione però che è stata stimata a 800 euro rispetto a una situazione che è stata fatturata a 500 euro. Adesso la domanda è: e per questi APE come la mettiamo a 50 euro? Esistono delle indicazioni sull'APE attestato di prestazione energetica con delle cifre, indicazioni Enea e quant'altro, con oscillazioni da 500 a 900 euro. Questa è la forchetta. Attenzione, questa è la stima di Agenzia delle Entrate secondo una procedura di tipo indagini sul territorio, analisi statistiche, analisi media, che discorrendo, però guardate che l'APE non è una cosa molto lontana da questo numero. Adesso, per il professionista,
che si è fatto una bella pubblicità su internet dove si è vantato di un problema, della soluzione di un problema a 50 euro, come si mette? Io non dico oggi, ma tra qualche anno, quando si sarà al limite del problema della, dei 5 anni, che, perché adesso si sta parlando del 2008, no? Cioè, quando si arriverà un po' alla prescrizione e quei colleghi, quei professionisti che si sono sbilanciati, che si sono sbilanciati a sviluppare delle attività a 50 euro, che cosa racconteranno? Diranno, beh, non pago perché non tengo i soldi? E che cosa succederà? Cioè, io credo che si stanno configurando, non sono un esperto, però sto andando, come si può dire, a buon senso, e non è che credo che sia così, sarà sicuramente così, perché io credo, però non vorrei avventurarmi su un terreno scivoloso, che oggi il sistema, lo Stato dice, senti, qua ci sta un sistema di leggi e servizi che viene fatto con un grosso sacrificio, perché vi assicuro che c'è un grosso sacrificio per fare queste cose, arriva un pinco pallino che pensa di fare business col concetto basato sulla massa e si piazza con le prestazioni a 50 euro. Io credo che questo è il sistema, quando dico sistema dico lo Stato sociale, questo è un fatto che non consentirà, perché oggi noi non siamo verso una, noi siamo verso una sostenibilità etica dello Stato sociale. Lo Stato sociale dice io ho bisogno di poter applicare delle tasse, buone o cattive che siano, per poter ritornare questo tipo di servizio sui cittadini. Questo è l'impianto. Lasciamo stare i commenti da bar, questo succede, non succede, la corruzione, questo è un fatto che non ci interessa. Io non so se questo è un corretto modello interpretativo, ci sono arrivato io sul buon senso, quindi per piacere non vorrei, come si può dire, avventurarmi su un terreno dove non sono competente, ma io credo che per tutti quanti quelli che non esibiranno una fattura congrua, consistente, si preparano anni non duri, durissimi, perché un tizio domani non potrà dire ho degli soldi, non pago, quel tizio verrà cancellato, come si può dire, dalla possibilità di sviluppare esercizio professionale, perché dovrà pagare. Attenzione, questo qua su 40-50 pratiche, Presidente, forse è una cosa che voi tra Presidente ci discutete penso tutti i giorni, 40-50 pratiche è un problema da 25.000 euro, è corretto? Sì, sì. 25.000, 40, 50 pratiche, è uno che tira fuori, perché poi quelle 50 euro sono fatturate, è uno che tira fuori 300 pratiche a 50 euro e gli danno una presunzione di mancato fatturato a 600 euro, via. E che succede? Metteteci muore, metteteci interessi, si va a finire alla stratosfera. Allora, per piacere, quando vengono a dire il problema dell'ABI, ci stanno persone che lo stanno facendo a 30, 40, 50 euro, io mi farei venire qualche brivido. Quindi la prima cosa, raccontate ai vostri colleghi, però raccontategli questo aneddoto. E questo non è soltanto un problema dell'accatastamento del DOC oppure dell'ABI, questo è un problema sulle competenze professionali in generale. Questa è una considerazione all'atto. Bene? Non mi sono inventato niente, è una situazione che sta a vostro, come si può dire, perché c'è voi. Adesso qui siamo in registrazione, quindi se volete io posso fare anche qualche considerazione oltre, off the record, perché non vorrei cimentarti poi una situazione per cui becco qualche magagna, perché questa qua, poi voi forse non lo sapete, come collegio dei giovani di Avellino siete ultra seguiti. Quindi vi seguono, vi vedranno in streaming, andranno a vedersi quello che hanno detto prima i colleghi. Sto attento, ma io sto chiedo scusa. Lo dico a tutti quanti quelli che ascolteranno, non mi sono inventato niente, ho rappresentato una situazione reale, non mi sono avventurato in problemi di, come si può dire, di natura interpretativa, anche se qui l'interpretazione poi che più ne altro ne mette. Adesso è giusto o non è giusto, però l'avvocato ce lo dovrebbe mettere. Detto questo, ma intanto chi fa quei prezzi là non lavora. Chiedo scusa, io non. Il mio punto di vista personale è che chi fa quei prezzi non sviluppa il business in generale, ma non soltanto non sta sviluppando il business, non sta danneggiando neanche il mercato. Ma in ogni caso io credo che qui una qualche riflessione per il futuro, io credo che se questa persona, questi professionisti che sappiamo pure chi sono, sentono un attimo in streaming questa conversazione, io credo che da domani non dormiranno più sonni tranquilli.
perché le fatture ormai sono fatte. Siamo, questa è una roba che va avanti già da qualche anno, io credo che ci hanno ancora qualche anno, dopodiché però sarà una cosa molto interessante. Faccio però un'altra considerazione, giusto per quello che riguarda il problema delle competenze professionali. L'APE, dopo affronteremo anche il problema, quali sono le, diciamo, le problematiche che stanno dietro al fatto di dire questo qui è una classe C, è una classe B, una classe D, che cosa significa sbagliare, quali sono i problemi cui si va incontro quando si dice questo è meglio di quello che pensavo, questo è peggio di quello che pensavo, perché ci sono i problemi in entrambi i casi. Adesso la legge dice che l'APE è diventato un elemento che in qualche misura condiziona la commerciabilità del bene. La legge dice, dopo vedremo perché, la legge dice che tutte quante le agenzie immobiliari devono esporre la prestazione energetica dell'immobile che stanno affittando oppure che stanno vendendo. Domanda? No, attenzione, non è che sono disinteressati, hanno sviluppato un'attitudine italiana. Avete visto che cosa c'è scritto sotto? In corso. Attestato in corso di. Va bene. Attestato in corso di, fino a quando la cosa, diciamo, può essere accettabile. Certo, però domani quel professionista, a me è capitato per il corso l'altro giorno, ho visto questa cosa e parte in causa, ho entrato dentro, ho simulato un acquisto. Io sono interessato a quel locale. Sì, però mi piace anche quell'altro locale. Chiedo scusa, ma gli APE quanto mi danno a metro quadrato? Ha detto l'agenzia, vabbè, ma qua i proprietari non vogliono investire in APE perché si tratta di anticipare soldi. Sì, ma io devo scegliere. No, se lei è interessato, noi facciamo fare l'APE. E come fate fare l'APE? Come non fate fare quest'APE? No, 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 cioè abbiamo un tecnico, abbiamo fatto una convenzione, poi i soldi. Adesso l'altra domanda che mi viene, qui purtroppo giudice siamo in registrazione, quindi io la domanda la faccio in generale, non mi dia la risposta perché siamo qua sul numero. L'altra domanda che mi viene è questa: gioco delle tre carte. La mia è una considerazione, però io la lascio lì. Io sono la persona che compra, il compratore, qui c'è il proprietario e in qualche modo ci sta un'agenzia che deve garantire, verificare che ci sia la possibilità, diciamo dovrebbe fare due diligence per utilizzare un termine moderno, no, dovrebbe assicurarmi che quello che io in qualche misura, dopo faccio le domande, quindi attenzione ai cellulari con la prova, io sto comprando un immobile, sto negoziando un immobile, l'agenzia in una qualche misura si rende complice della redazione di un'APE a 50-100 euro. Dopo vedremo quali sono i problemi che ci sono dietro la configurazione dell'APE. È ovvio che io compro dal proprietario, però in una qualche misura ci sta anche lo zampino di un'agenzia che si è resa in una qualche misura interessata a finanziare la redazione di un'APE a 50 euro. Ovvio che domani, che viene fuori la lite, perché viene fuori la lite, stanno venendo fuori le liti, io vado a fare lite con chi mi ha venduto, giusto? Però la funzione dell'agenzia, che si è resa in una qualche misura collaborativa, diciamo così, devo dire complice, però collaborativa nella produzione di un documento a basso costo, quindi, come si può dire, in un mercato dove si sa che quella competenza è una roba che vale, ha una quotazione diversa, questo qua che a 50 euro che cosa ha comprato? Cioè cosa ha comprato questo a 50 euro? Quindi dal punto di vista del, come si può dire, del diritto civile, che schema si va a configurare in questo gioco a tre? La mia è una domanda, dopodiché ci stanno gli specialisti che sicuramente avranno un'interpretazione. Però giudice, io sto configurando quello che oggi è uno scenario di fatto. Una causa civile che durerà 20 anni. La risposta è lapidaria. La risposta è lapidaria. Allora tutti quanti questi ragazzotti che stanno là con la giacca pronti, con un attestato in corso di preparazione, 50-100 euro, non so chi a chi,
Non lo posso dire perché sono in registrazione, se no qua, capito, studiamo proprio. Se Federico mi dice che. No, che sono in consentito. Allora, chiaro per quello che riguarda il problema di chi sta lavorando sotto costo? Il sistema non consente, come si può dire, non ammette ignoranza. Vediamo allora.